in questi giorni Gerpa è più o meno militarizzata. Perché? Perché sabato e domenica ci sarà la conferenza mondiale sulla francofonia. È una conferenza, c'è un'associazione che è nata nel 1970, della quale fanno parte 54 paesi più 7 paesi osservatori. Sono tutti paesi dove la lingua ufficiale o la lingua più diffusa è il francese. Questa associazione, diciamo che ha tre compiti: quella della difesa e dello sviluppo della cultura e della lingua francese. Il secondo compito è quello di sviluppare degli accordi tra questi paesi per migliorare la situazione economica, cioè infatti fanno affari tra di loro. E terzo è per la difesa sociale, per la difesa di diritti umani, che è una cosa molto difficile, ma che questo è uno dei tanti strumenti a disposizione per questo scopo. Gerpa è militarizzata perché qua già da diversi giorni si è vista polizia come io in 2 anni non avevo mai visto. Questa conferenza, questo summit, vertice, come volete chiamare, sarebbe dovuto tenere lo scorso anno, ma è saltato a causa del Covid. E quest'anno invece si sta facendo. Arriveranno capi di Stato, probabilmente arriverà anche Macron, già arrivato il Presidente della Repubblica Tunisina, arriverà il Re del Marocco, arriveranno tante persone, per cui anche, diciamo, opportuno una presenza di forze dell'ordine superiore al normale. Normalmente qua a Gerba polizia se ne vede molto poca rispetto ad altre zone della Tunisia, perché questa è un'isola tutto sommato tranquilla. Allora, in questi giorni, e questo finirà formalmente il domenica, questo summit, ognuno cerca di mettersi in mostra, perché sì, è vero che ci saranno degli accordi tra capi di Stato, tra delegazioni, tra investitori, e questi si faranno all'interno di un mega albergo, il Casinò, che è stato prenotato e sequestrato dallo Stato tanto tempo fa e che rimarrà tale fino alla fine della prossima settimana, quindi già a vertice concluso. Però ci sono tanti eventi collaterali, non di musica o altro, ma eventi culturali. C'è per esempio un bel villaggio dell'artigianato gerbino. Ci sono tante cose che conviene andare a vedere. All'inizio sono stato lì dove c'è il museo di Lelladria, che è un museo tradizionale delle tradizioni di Gerba, dove ci sono gli stand dei vari paesi, che anche se sono 54 più 7 quelli che aderiscono a questa associazione, partecipano in tutto, insomma sono 80 paesi, un po' da tutti i continenti, e siamo andati lì. Ecco, qua siamo proprio dentro il villaggio della francofonia. Qui, quando finirà prima di questo evento, e quando questo evento sarà finito, qua c'è anche il museo di Lelladria, dove c'è un vecchio mensel, che sono queste case tipiche gerbiane, famose per la loro capacità di autarchia, riuscivano a fare tutto da loro, dall'acqua all'agricoltura all'allevamento, e qui c'è anche poi una zona turistica qua dentro che non ho mai visto, devo dire, non ho nemmeno voglia di vederla. Ci sono addirittura un allevamento di coccodrilli, che è uno dei pochi animali che qui in Tunisia non esiste. Ecco, qui ci sono tutti gli stand dei paesi che partecipano a questa conferenza sulla francofonia. C'è la Costa d'Avorio, la Svizzera, la Francia,
il Camerun, il Quebec, il Canada, il Belgio e così via. Siamo sullo stand del Congo. E sullo sfondo c'è il Tegermes, che è il faro più alto dell'isola. Ecco, come vedete, il Belgio racconta con orgoglio 50 anni di immigrazione tunisina in Belgio. E poi qui in Tunisia e ovviamente anche a Gerba si vive un po' un dilemma, perché da un lato i tunisini non amano particolarmente i francesi, perché rimane sempre il ricordo della colonizzazione. Dall'altra parte invece è un fatto molto positivo, perché questi incontri servono a rinsaldare rapporti tra stati, ma anche per dar vita a nuove iniziative, nuovi contratti, a rafforzare un'economia comune che comunque gira. E poi sono andato al villaggio dell'artigianato a Ontsuk, dove sono cose davvero belle che ora vi mostrerò. Questo è il villaggio dell'artigianato, insomma, che si è messo un po' in movimento come tutta Gerba per questi giorni dove c'è il vertice dei paesi francofoni. Questi invece che lavorano i metalli sono tunisini, gerbini e ebrei, non sono musulmani. Allora, per capire quanto riesce a fare Rita con barchette molto piccole, questo è il palmo della sua mano. Come? Spiegamelo. Non so che dici, questo è un marchetto. Che fa? Questo è un marchetto, non lo so come dici italiano. Sì, il banco, la morsa. Sì, come costruire questo barca? Per il primo momento?
se questi sono proprio i longheroni, le traverse, esattamente lo stesso sistema con cui si costruisce una barcavela. Questo è il vecchio telaio, vecchio che loro utilizzano ancora oggi per fare i tappeti. Sono i vecchi vestiti gerbini. Vestiti dalla festa. Queste erano anticamente le prime tavole dove i bambini cominciavano a studiare. E questa è sempre opera dei tunisini ebrei. Se a Gerba vedete orafi, quelli con certezza sono ebrei. Questo è un piccolo scrigno dove le donne ricche tenevano i gioielli, anche l'interno è prezioso. Ora andiamo qua nella Medina di Unzuk per andare a vedere la mostra di quadri di Tahr, che è un bravissimo pittore di zarziste che vive qui a Gerba, nel villaggio di Erriad, che è il villaggio degli artisti. Una piccola pausa e siamo venuti a prendere un caffè qui al Fonduc. È un vecchio caravanserraglio che è gestito da una signora francese che è stato ristrutturato perfettamente. E sono venuti a trovare a Tahr. Benvenuti, caro Giovanni, alla mostra oggi a Hotel Arisha a Tunisi, a Gerba, vicino a una cattedrale. È una moschea. Infatti, terra del pace, terra della tolleranza, e della convivenza. Sì. Benvenuti alla mia mostra. Ecco, questi sono i quadri di Tahr in questa location. Ora saliremo su e ve li faccio vedere meglio. Anche questo è un caravanserraglio ristrutturato. Ça va, merci. Bien, la santé, ça va? Ça va, merci. Ecco, questi sono delle vere opere d'arte che sono fatte, dipinte direttamente su vecchie porte.
non è la tela originale. Qua ancora c'è il battente. Questa è l'arte di Tar. Questo è questo piccolo hotel che è nel centro della Medina di Onsu. Ecco, la tela di Tar sono pezzi di legno. Poi, se Dio vuole, la prossima settimana si arriverà davvero alla normalità. Io in questi giorni ho già fatto cambusa, come si diceva quando vivevo in barca. Insomma, io qua per fino a lunedì da qua non mi muovo, insomma, da casa mia. Già comincio, prima ero svegliato alle 6 da Ciccio, il gatto che voleva uscire, ora alle 5:30 vengo svegliato dal primo degli elicotteri che mi passano qua sulla testa. Insomma, questa cosa finirà e poi quando finirà torneremo di nuovo a riappropriarmi della gerba che amo.